Giro Marcando Web oggi a Fabriano per scoprire e conoscere la lunghissima storia dell'ottica Gelmi, oggi 80 anni di storia. Sono 80 anni di storia. In questo lungo periodo, quali sono i fatti che hanno realmente cambiato la storia di quest'ottica? Ma i fatti che hanno cambiato la storia di quest'ottica forse sono stato più di uno, nel senso che abbiamo iniziato tenendo tanti articoli con mio nonno, poi ad un certo punto abbiamo preso il diploma, prima mia mamma e poi anch'io nel 98, e da lì abbiamo sempre cercato di migliorarci. E cosa ci aspetta per il futuro? Per il futuro noi cerchiamo sempre di mettere tanta passione e di andare avanti, sempre di aggiornarci per poter dare sempre ai clienti il massimo della competenza e dell'assistenza. Portare avanti un'attività che dura da così tanti anni veramente è una responsabilità grande, ma noi cerchiamo di metterci il massimo dell'impegno per poter andare avanti ancora per tanto tempo, speriamo. E magari, perché no, speriamo anche nelle nostre figlie, vediamo se avranno questa passione. E in 80 anni di storia avete vissuto una grande novità, quella della lente a contatto. Com'è stato il primo approccio? Io e mia mamma abbiamo fatto il corso di contattologia a Vinci e da lì siamo partite. E ci siamo trovati subito abbastanza bene, insomma non è stato un problema sinceramente, no, è andato subito bene. Occhiale da vista o lenti a contatto? Occhiali da vista e lenti a contatto, basta farne buon uso, ma anche la lente a contatto è una valida alternativa, diciamo, all'occhiale. Quali sono le tendenze della nuova stagione? Allora, bene, le tendenze della nuova stagione diciamo che sono sempre gli occhiali da sole specchiati, di tantissimi colori, quindi dal verde al blu, all'oro, e tantissime le forme, dal tondeggiante al rettangolare, ugualmente anche colori delle montature, le montature in celluloide, e molto stanno ritornando anche le montature in metallo che avevamo perso già da tempo. Noi siamo qua a tenervi compagnia, Antonio Locascio, Andrea Polverini, adesso mi sa che è arrivato direttamente da Roma Mannarino. Grazie a chi mi ha offerto la birra, veramente gentile. Dopo ti lascio anche l'IBAM e mi finisci a pagare pure lo mutuo. Quando io sono solo con te, con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. È bello perché la gente passa, ci guarda e dice: ma questi che cazzo ce l'ha chiamata? Ci hanno chiamato loro. Bellissimo, le facce delle persone mi entusiasmano. Non sono con te da sempre, non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sollo lì dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me. Io ti tengo qua dentro. Sto pezzo mi piace. Me sombria. Si festeggiano 80 anni dell'ottica Gelmi con screening gratuiti. Quanto sono importanti? Allora, per noi futuri ottici gli screening sono praticamente fondamentali, perché grazie a questi riusciamo comunque sia a prevenire eventuali malattie del fondo oculare o dell'occhio stesso, comunque sia. E reputiamo che anche un esame approssimativo possa rilevare dei problemi importanti nell'individuo, quindi siamo qui apposta oggi per magari scoprire, chissà, qualche problema a qualche persona, e quindi cerchiamo comunque sia di renderci utili. Per ricordare questo giorno di festeggiamento qui in Piazza del Comune, proprio di fronte all'ottica Gelmi, un bellissimo show con Antonio Locascio con il suo delirio esilerante di comicità, accompagnato dalla bella voce di Andrea Polverini. Lo spettacolo continua e continuano le sorprese. Prossimo anno io compro.
io sono sempre più emozionato quando vengo invitato a questi eventi, perché veramente facciamo capire a tutto il mondo, a tutta l'Europa, che comunque gli italiani sono forti, che la nostra comunque determinazione, nonostante i momenti di crisi e bla 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 bla, che non stiamo a ridire, ci sono attività come questa che egregiamente portano avanti il loro nome, il loro marchio da 80 anni. E questo è importante per la nostra città, è importante per la nostra Italia, è importante anche per tutto quello che è il discorso legato alla sintassi psicofisioterapeutica e anche a quello che... Allora, fatemi parlare! Vabbè, comunque, vi voglio bene a tutti. Viva l'ottica Celmi, 80 anni, naturalmente dal contadino più pazzo del mondo, Antonio Locascio. Grazie a tutti, un saluto e ancora tanti tanti auguri a Ottica Celmi e grazie per avermi invitato alla loro bellissima festa. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno, e quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna. Sarà come il sole, a me mi fa impazzire, bevi la Coca-Cola che ti fa bene. Termina così la puntata di Giro Marcando Web insieme ad Antonio Locascio. Ciao, e io sono qua con i giovani di Fabriano, i ragazzi di Fabriano, il futuro, e guai a chi chiama questi ragazzi gioventù bruciata, perché loro sono il nostro futuro. Poi ne ho trovato uno che magna quanto me, guardalo, questo magna quanto me, dai, e io, bravi, viva Fabriano, ciao, 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 ciao.